Ecco il cartellone dedicato a Puccini. Per la prima volta i comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia presentano un programma di iniziative condiviso in vista delle celebrazioni dedicate a Puccini. Ciclovia, arrivano i fondi per il tratto Apo-Versiliese. Dalla Regione 40.000 euro al comune di Viareggio per il completamento del tratto che da Forte dei Marmi arriva al canale Burlamacca. Dal lago di Valli riaffiorano i ruderi di Lipiari. A causa del calo del livello dell'acqua tornano visibili ponti e tetti della vecchia località lungo il torrente Edron. Serie C, Siena e Carrarese salgono in classifica. Bianconeri e Marmiferi a braccetto al terzo posto del girone B. Vince anche il Pontedera. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Bene, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura. In primo piano il cartellone presentato nel ridotto del Teatro del Giglio dedicato a Giacomo Puccini. Partiamo da qua. Per la prima volta i territori di Giacomo Puccini, Lucca, Torre del Lago e Pescaglia si uniscono nel nome del maestro. Nel ridotto del Teatro del Giglio i sindaci dei tre comuni hanno presentato il cartellone di eventi invernali dedicati al compositore, una proposta culturale unica e condivisa, un primo passo in vista delle celebrazioni del centenario della morte di Puccini, che vedranno impegnate in un progetto sinergico le tre amministrazioni e gli enti del territorio. Una data quasi storica, perché questo ha un significato politico, artistico e soprattutto direi di riconciliazione proprio con Giacomo Puccini. Si parte a Lucca il 12 novembre con i Puccini Days, 6 settimane di musica, recite e conferenze. È bellissimo vedere sulla brochure tutti i comuni insieme, tutti questi loghi. Con i sindaci di Viareggio e Pescaglia abbiamo deciso di portare un progetto unitario che culminerà nel 2024 per arrivare anche nel 2026, che ci sarà in quel caso i 100 anni dalla ricorrenza del prima rappresentazione di Turandot con la presentazione di Capitale della Cultura, Lucca, Viareggio e Pescaglia congiunto. Il 29 novembre a Torre del Lago prenderà il via il mese pucciniano. Questo ci avvicinerà al centenario, al 2024, e ci permetterà, diciamo, di valorizzare in maniera adeguata Giacomo Puccini. Giacomo Puccini è una figura internazionale che può assolutamente far da traino alla valorizzazione dei rispettivi territori. Infine il 3 dicembre a Pescaglia il concerto di arie pucciniane per pianoforte, tenore e soprano realizzato dall'Associazione Lucchesi nel Mondo. Partiamo con i Puccini Days come antipasto di quello che sarà la celebrazione del 2024-2026. Ormai la sinergia fra i nostri tre comuni è consolidata e quindi andiamo avanti su questo percorso ormai tracciato insieme. E a margine della conferenza stampa di presentazione del calendario di iniziative dedicate a Giacomo Puccini, Alberto Veronesi, presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, ha presentato alcune linee di indirizzo dedicate proprio alle iniziative in programma nei prossimi mesi. Allora, sentiamo direttamente le parole del maestro Veronesi ai nostri microfoni. Alcune linee di indirizzo sono Puccini, autore mondiale, e quindi andare a diffondere la figura di Puccini nel mondo ancora più di quanto è oggi. Puccini è autore da studiare e quindi una grande università su Puccini, appunto Puccini autore lucchese, quindi provincia di Lucca, Nuova Salisburgo pucciniana, e Puccini da approfondire, e quindi Puccini da approfondire significa studio, ricerca, edizioni critiche, saggi, convegni e tutto questo. Cambiamo pagina, passiamo alla cronaca. Si era presentata nella casa circondariale di Lucca per sostenere il colloquio con il figlio detenuto e, pensando di non essere notata, aveva ceduto al giovane della sostanza stupefacente. Ma la manovra non è sfuggita al controllo della polizia penitenziaria. È accaduto sabato scorso presso la struttura detentiva di via San Giorgio, e a darne notizia è il sindacato autonomo polizia penitenziaria SAP. Sabato mattina, al termine del colloquio, un detenuto italiano è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish di circa 25 grammi. La sostanza stupefacente era stata ceduta dalla madre, una donna di 49 anni, che è stata arrestata dal personale di polizia penitenziaria. La donna è stata posta agli arresti domiciliari.
Ci spostiamo a Massa, i comuni apuani uniti per salvare lo stabilimento Sanac. Massa, Carrara e Montignoso si sono unite per difendere dalla chiusura lo stabilimento massese della Sanac. A Palazzo Ducale si sono riuniti per la prima volta in forma congiunta i consigli comunali dei tre comuni costieri per unire la voce del territorio nei confronti del governo e chiedere di salvare la società leader nella produzione di refrattari da anni in amministrazione straordinaria. I rappresentanti sindacali degli oltre 100 dipendenti hanno aperto la seduta chiedendo finalmente una soluzione, laddove hanno fallito gli ultimi 5 governi. Una platea paziente di lavoratori ha assistito al dibattito, terminato con l'approvazione unanime di una mozione che impegna il governo a trovare soluzioni e la firma simbolica di un manifesto da portare a Roma a nome di tutto il territorio. I parlamentari massesi eletti nel centrodestra hanno annunciato le prime mosse. Ho già incontrato il ministro Urso, lo rincontrerò, la sottosegretaria Bergamotto. Deve diventare in soldoni un caso nazionale, non lo è ancora diventato in questi anni. Ho anche l'intenzione di fare un gruppo di lavoro con gli altri deputati che si occupano dei territori che sono sempre nel gruppo Sanac, quindi in Piemonte, in Liguria ed in Sardegna, proprio perché o questa cosa diventa diciamo in pole position nei tavoli governativi o si rischia di perdere ancora ulteriore tempo. La seduta è arrivata nel giorno in cui scade la manifestazione di interesse per rilevare il gruppo. È il terzo tentativo dopo due bandi andati a vuoto. Si spera che si faccia avanti Acciaierie d'Italia, società per metà statale che gestisce l'ex Ilva di Taranto. È il principale cliente di Sanac, alla quale deve ancora 23 milioni di euro di forniture non pagate. È accusata di preferire, da oltre un anno, di rifornirsi in Polonia, aggravando la situazione. Va in discussione questa settimana la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Legata a quella c'è una variazione di bilancio che conta circa 30 miliardi di euro. Noi chiederemo con un atto di indirizzo, che sarà credo promosso da tutti i partiti di maggioranza, che aziende come Sanac, energivore, che hanno problemi legati non tanto a fattori interni di lavoro eccetera, ma a fattori esogeni che riguardano la filiera, che riguardano il contesto geopolitico, siano particolarmente sostenuti. Chiederemo che aziende come Acciaierie d'Italia, che in qualche modo percepiscono un contributo di parte pubblica per finanziare la loro attività, debbano necessariamente avvalersi della filiera nostrana. È il momento degli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia. Leggiamo assieme i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 439 nuovi positivi. A livello regionale il tasso di positività è al 17,3%, 407 i pazienti ricoverati nei posti letto Covid, 16 il dato relativo alle terapie intensive, 4 decessi nelle ultime 24 ore, 61 invece è il numero dei nuovi contagiati nella nostra provincia di Lucca. Arrivano i fondi dalla Regione Toscana per la ciclovia tirrenica. La Regione Toscana ha stanziato 40.000 euro al comune di Viareggio, quale comune responsabile per il completamento del tratto di ciclopista tirrenica denominato Apo Versiliese e che va da Forte dei Marmi fino al canale Burlamacca. Tratto identificato come prioritario da una precedente delibera della Giunta regionale e del valore di 700.000 euro, di cui 522.000 di fondi statali veicolati dalla Regione e i restanti sempre dalla Regione con compartecipazione dei comuni interessati. Complessivamente il tratto nord della ciclovia comporta un finanziamento di 5,4 milioni di euro, mentre per il tratto sud, quello che va da Piombino fino al confine con il Lazio, il costo è di 17 milioni. Quello che manca adesso è il reperimento delle risorse per la realizzazione del tratto centrale, quello in cui rientra anche il discusso percorso da Viareggio a Vecchiano con il tracciato retrodunale della Lecciona, ancora in discussione e per il quale sono state presentate osservazioni dal tavolo tecnico operativo. Solo una volta reperiti i fondi, però, ha spiegato l'assessore Baccelli, sarà possibile programmare esattamente la progettazione del tracciato da realizzare. Dal lago di Vagli stanno riaffiorando i resti di alcune abitazioni di Piari. Ogni tanto il famoso paese sommerso nelle acque del lago di Vagli, fabbriche di Careggine, torna a far parlare di sé.
questo caso si tratta di notizie che stanno circolando anche sulla stampa nazionale oltre che regionale. Secondo queste informazioni si parla di un possibile affioramento del vecchio paese sommerso legato al basso livello delle acque del bacino idroelettrico di Vagli. È però vero che da alcuni giorni stanno emergendo i ruderi di alcune abitazioni. In più dei casi sono i resti di piari in una località che si sviluppava lungo il torrente Edron nel comune di Vagli Sotto. Ed è sicuramente molto emozionante ogni volta che si abbassa il livello del lago rivedere i ponti che collegavano alcune abitazioni. Ponti che, nonostante siano trascorsi 75 anni, ancora oggi sarebbero perfettamente percorribili. Si vede poi la strada che scendeva a valle verso fabbriche e più in basso emergono anche altre abitazioni, case sparse nella periferia del paesino di Fabbriche di Careggine. Qualcuno attribuisce questa emersione al cambiamento climatico, ma in questo caso è giusto sottolineare che periodicamente il lago si abbassa quando, come quest'anno, si è avuto un autunno poco piovoso. Peraltro va ricordato che si tratta di un bacino idroelettrico di Enel che può abbassare o alzare il livello a seconda delle proprie esigenze. Per rivedere il paese sommerso, dunque, ci sarà da aspettare ancora più di un anno, secondo quanto si sente dire, ma nel frattempo possiamo emozionarci per questi ruderi, che di certo hanno una loro storia da raccontare. La Fondazione Barsanti e Matteucci con l'Ufficio Scolastico Territoriale danno il via a un nuovo progetto. Brum Brum Accendiamo i Motori è il titolo del nuovo progetto formativo della Fondazione Barsanti e Matteucci con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Territoriale, che coinvolgerà i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della provincia in un percorso di scoperta e conoscenza di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, scienziati lucchesi che inventarono il motore a scoppio. Tante le proposte in cui saranno coinvolti gli studenti che attraverso strategie, strumenti e materiali diversi saranno incentivati a stimolare la creatività e il pensiero critico. La Fondazione gestisce un piccolo museo in cui si può scoprire la storia di questi inventori, si può vedere tramite dei modelli animati il funzionamento e anche possiamo ammirare 5 modelli in grande scala dei motori brevettati da questi due inventori. Un progetto didattico con riferimento all'evoluzione della scienza, della tecnica e della tecnologia, commenta la dirigente Buonriposi, che oltre alle visite guidate all'interno della struttura in via Sant'Andrea, guarda nuove opportunità sul territorio. Il museo dell'Istituto Giorgi, che al momento è stato dismesso, che deve assolutamente essere recuperato, il Palazzo Guinigi che può diventare il museo della città, quindi sarebbe già un percorso in qualche modo predefinito che io mi auguro che veramente possa essere realizzato. E qua la scuola svolge un ruolo estremamente importante dal punto di vista formativo, didattico, ma anche e soprattutto sociale. La band britannica dei Simply Red torna la prossima estate al Lucca Summer Festival. Lo hanno annunciato gli organizzatori, il concerto del gruppo è fissato per il 1 luglio 2023. È il secondo concerto già fissato per la prossima edizione del festival, dopo quello degli One Republic, in programma il 16 luglio. Applausi per il debutto della banda giovanile dell'Ambima di Lucca. È stato un successo il debutto della banda giovanile lucchese dell'Ambima, l'Associazione Nazionale Bande Musicali. Grande pubblico al concerto inaugurale ospitato nell'auditorium del Boccherini. Dopo la presentazione del presidente Francesco Di Giulio, che ha augurato ai ragazzi di sognare in grande senza mai mollare, hanno preso la parola Luca Menesini, presidente della provincia, e Mario Pardini, sindaco di Lucca, per i saluti istituzionali e per l'in bocca al lupo ai 60 giovani musicisti di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Presenti anche il presidente nazionale dell'Ambima, Giampaolo Lazzari, e quello regionale, Roberto Bonvissuto. Poi spazio alla musica e ai veri protagonisti della giornata, i giovani musicisti guidati dal maestro Cristian Pepe, che si sono misurati con musiche di Ares, Badelt, Morricone, Swearinger ed altri ancora. Alla fine applausi scroscianti per l'orchestra giovanile di fiati e percussioni e grande soddisfazione per i ragazzi e per le loro famiglie per la prima tappa di quella che si prospetta come una bellissima avventura.
E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche istante e poi la nostra pagina sportiva.